Landed on moon surface. Adesso apriamo questi, che sarebbero i pannelli solari, per prendere potenza. Neil Armstrong e Buzz atterrano e ritornano. Ok. Ho 100%. Ah, e si può anche fare un 50%, visto che la Luna ha una gravità molto bassa. Ok, quando l'altezza supera i 5.000 metri, dovete fare questa cosa, che non è molto complicato, anche perché è facile, sia perché la Luna ha poca gravità, sia perché 5 chilometri sono pochi. A dire un po'. Bene. Adesso si fa l'orbita lunare. Ok, il full sembra scarso, però sarà abbastanza, anzi più di quanto ce ne servirebbe. Ok, non posso velocizzare perché sono sotto i 5 km, adesso siamo 4,3 km. Dopo dobbiamo andare qua. Ma non capisco, sto solo girando e la popis cambia. 7, 8, 9. Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, quando gira significa che si può fare l'accelerazione. Wow. Ok, abbiamo fatto l'orbita della Luna, non ce l'ha detto, ma a quanto pare fa solo su Terra. Set target. Wow, wow. Luna. Ok. E come avevo detto prima, bisogna andare in quella zona grigia e fare non contro, ma con la direzione in cui vado. Non è così difficile scappare dalla gravità lunare. E facciamo uno schianto sulla Terra, perché la Terra ha abbastanza atmosfera da sostenere tutto quel peso. Ah, è solo una cosa: quando staccate questo pezzo, non dovete mai staccarlo sotto questo, perché dopo questo rallenta, questo torna e lo distrugge. Credetemi, l'ho già provato ed è successo esattamente questo. Fortunatamente non precipita, perché insomma la velocità scende molto rapidamente e la velocità deve essere sotto i 250 metri al secondari e l'altezza deve essere meno di 2500 metri e visto che già sono molto rallentato, devo solo aspettare che vada ai 2500. Ok, 2600 metri. Ok, posso in realtà
sarebbe meglio tirare il paracadute a 1000 metri d'altezza. Sembra che siamo vicino allo schianto, ma non è così. È solo un'impressione perché ci siamo allontanati così tanto. Ok. Ok. 900 metri. Abbiamo aperto il nostro paracadute, che voi penserete che non fa molto visto che la velocità è lo stesso alta, ma dobbiamo aprirlo ancora di più. E l'apertura è sotto i 500 metri, ma a volte si fa da solo. Ecco, cioè sopra i 500 metri non si può fare. Adesso mi sono... Ok. 580 metri. Ok. Ok. Adesso è il momento di aprirlo. Beh, spero che il video vi sia piaciuto e spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto per te mamma, e date un bel mi piace se vi è piaciuto. Al prossimo video. Ah, e spoiler, e farò un video con il marzianaggio. Ok, ci devo un po' lavorare sul nome, ma comunque spero che vi piaccia anche l'altro video e ciao. Ok, adesso vi faccio vedere quando atterra. Ci vorrà un po' di tempo. Facciamo un po' più grande. Ok. Adesso il terreno è soltanto 70 metri e la velocità è diminuita. Ma non diminuisce così velocemente. Oh, ci siamo. 50 metri. Ecco, il terreno si sta vedendo. Ok. E stanno per atterrare. Apollo 11, missione riuscita. Bene. E adesso... Ok, e adesso a terra. Ecco. Spero che il video vi sia piaciuto. E a quanto pare l'altezza terreno è quasi 0 metri. Ma quasi, cioè 30 centimetri. E spero che il video vi sia piaciuto e vi ho anche fatto vedere quando si atterra. Ciao.